Mario Felte, tu che ne pensi? Perché la Meloni cresce tanto nei sondaggi, cioè a destra è così vincente? No, cos'ha Giorgia Meloni in questo momento più di Matteo Salvini, al di là appunto di stare all'opposizione? Ma diciamo che il problema non si pone neanche, perché è di un'evidenza assoluta il fatto che la Meloni sia una brava politica che ha aumentato gradualmente i propri consensi e naturalmente in questo periodo, essendo l'unica donna ma anche uomo all'opposizione, tragga dei vantaggi indiscutibili. Io trovo però del tutto normale che il capo dell'opposizione incontri un presidente del Consiglio che non è un uomo di partito ma un uomo dell'istituzione e che possano discutere dei problemi che attualmente angustiano l'Italia. Quindi non ci trovo nulla di straordinario. Poi il fatto che la Meloni sia una donna non è assolutamente importante, perché se stiamo qui ancora a guardare al sesso delle persone non la finiamo più, torneremo al Medioevo. No, ma io sono d'accordo con te, Vittorio caro. Secondo me quando smettiamo di parlare di questo tema vuol dire che il tema è risolto. Il problema è che però far arrivare al Palazzo Chigi una donna non è mai accaduto, diciamo che rompiamo un muro. Why not? Era ora, insomma, dovremmo essere tutti contenti e non chiederci perché. Cioè, quando si va verso la normalità non ci si deve stupire, ci si deve stupire.